Allora, il testo che io ho di fronte è il capitolo sul denaro compreso nei mega, cioè nell'opere completa di Marx e Engels. Ovviamente, purtroppo, io ce l'ho nell'edizione prima dei mega, nel senso che sappiamo che stanno rifacendo i Mega 2, però ogni volume, nel caso tu lo trovi, costa 1 milione, 1,5 milione, quindi insomma, è un po' difficile, un conti delle difficoltà a prendere. Io per libro, per esempio, non ho trovato una libreria che ci avesse, tanto che ho chiesto, ma se io cercassi il Mein Kampf avrei queste Però difficoltà, dice no. E questa era una compagna perché me l'ha detto quasi piangendo. il Mein Kampf sarebbe? Libro Allora, noi intanto ci rifacciamo, questo è sempre il testo di Marx, potrà essere rivisto, riaggiusteranno delle virgole, aggiungeranno delle cose, ma insomma. Qui il problema è appunto quello del denaro. Vale la pena di sottolineare questo. Noi abbiamo visto finora che per Marx Ciao Pietro. Ciao. le due forme elementari del capitale sono la merce e il denaro. Però queste forme elementari hanno una vita diversa l'una dall'altra. E quello che è molto importante anche è che, a differenza di ogni altro modo di produzione, in quello capitalistico si realizzano non una, ma due circolazioni: circolazione di merce o valore e circolazione di denaro. Molto semplicemente, io anticipo i soldi a lui e lui intanto costruisce la casa che deve costruire. Oppure lui lavora per me, comincia oggi, alla fine della settimana io gli do il salario. Okay. Allora esiste uno scarto temporale tra la circolazione del denaro e la circolazione della merce. Questo crea dei problemi. Per esempio, crea il problema della sovrapposizione, della sovrapproduzione o della sottoproduzione. Tu puoi avere una grande massa di denaro circolante che non corrisponde a una massa di merci che possono circolare, per esempio, o viceversa. Allora, Marx si esprime in questa maniera: le due componenti in cui si suddivide la trasformazione del denaro in capitale, già notavamo l'altra volta che è importante sottolineare che se Marx ha di fronte un processo, per esempio quello della trasformazione del denaro in capitale, proprio per atteggiamento scientifico non prende la cosa alla grossa, ma va a cogliere le differenze interne. Per cui questo processo di trasformazione, per esempio, qui viene indicato come rappresentato da due componenti. Quindi non basta dire trasformazione del denaro in capitale, ma bisogna individuare le componenti di questo processo.
Ovviamente non è questione di polemica, perché non ci interessa questo, ma a Rimini, ad esempio, era chiarissimo che mancava completamente la consapevolezza di questa esigenza di Marx di dettagliare, di specificare, di differenziare e quindi di articolare le differenze, che sono tutti atteggiamenti dialettici. E quindi non dipendono semplicemente dal fatto che invece che Marx si è letto il manuale di Mandelli, ma dal fatto che si pretende di leggere Marx senza capire Hegel. Cosa, ricordatevi, che Lenin diceva essere impossibile, e aggiungeva: è ormai un secolo che la gente non legge più Hegel, e quindi è un secolo che non capisce più Marx. I secoli sono aumentati, sono stati aumentati. Dunque, l'intero movimento che il denaro percorre per trasformarsi in capitale si suddivide in due distinti processi. Il primo è un atto della circolazione semplice. Ora, la circolazione semplice caratterizza le forme elementari di economia mercantile ed è esattamente quella che Marx esprime con M di M, merce, denaro, merce. Qui succede che lo scambio tra merce e denaro